Ben tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo ottavo episodio della carriera allenatore con l'Inter. In questo video, come nello scorso, ci sono delle partite molto interessanti a giocare. Inizialmente c'è questa col Torino che simulerò contro la Sampdoria anche, e giocherò l'andata delle due semifinali di Coppa Italia, ma anche il ritorno mi giocherò ragazzi in questo video. Poi si simula questa, anche questa contro il Sassuolo, l'andata di Champions League, degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid la giocherò. Anche questa contro il Napoli in campionato e infine l'ultima partita che giocherò che sarà il ritorno delle semifinali. Allora, la Lazio ha pagato la clausola rescissoria di Stefano Sensi. Andiamo subito a rinnovare il contratto. Allora, in questo video però simulerò tutte le partite che non giocherò in campo velocemente, quindi niente simulazione lenta, perché visto che comunque gennaio, vorrei fare anche un acquisto, quindi non vorrei che il video durasse troppo. Allora, 90.000, ok, accettato, perfetto. Vittoria per 2-0 contro il Torino. Abbiamo anche dominato, cioè 0 tiri il Torino. Comunque, gol di Hakimi e di Lautaro Martinez. Ultimo giorno di mercato, ho controllato la rosa e da quel che ho visto penso che il ruolo che ci serva sia proprio un esterno sinistro. Ho 34 milioni, non riuscirò mai a prenderne uno titolare, però uno in panchina da mettere al posto di Kolarov e Kolarov lo sbatto fuori rosa. Jeremy Boga vorrei comprare, vediamo un po' se con 26 milioni più Pinamonti accetteranno lo scambio e l'offerta. 4 milioni più Bossanto, se sì. Ragazzi, sapete che faccio? Io do via Perisic. Metto Boga titolare. Ok, dovrebbe essere un 77. Perisic è un 82. Però magari è anche più forte. Perisic non è che sia così tanto forte. Proviamo Perisic più 10 milioni. Tanto rifiutano. Invece hanno accettato. Ok, ottimo. Ok, Perisic avrei potuto tenerlo l'anno prossimo. Per poi venderlo a 25-30 milioni. Però Boga lo vorrei, cioè perché Perisic più che altro non è che abbia fatto tanto, eh. Cioè, voi avete visto gol di Perisic, ricordate gol di Perisic? Io non me li ricordo sinceramente gol di Perisic, quindi direi di prendere Boga e andar via Perisic. Ok, accettato, perfetto. A parte che poi tornerà Politano, quindi lo venderò sicuramente Politano e quindi quei 25 milioni di Perisic li farò sicuramente. Partita contro la Sampdoria, formazione di riserva. Spero di vincere anche con quella di riserva. Vediamo un po'. 3-2, Vidal all'81esimo. Vediamo chi assegnare all'inizio. Ah, Lukaku è il primo. Adesso giochiamo la partita contro la Roma, formazione di riserva. Vediamo un po' Boga come se la caverà. Fa anche rima. Lautaro Martinez. Eriksen. Di prima Eriksen! È il gol dell'1-0 al nono minuto. Di Eriksen, assist Lautaro Martinez. Rivediamolo. Lautaro se l'allunga, poi la passa da Eriksen, filtrante. Di prima, gol. No, Spinazzola. Gol. Tanto avrebbe dato il rigore, quindi. Attenzione. Oh. Ma come ha fatto a non prenderla Upamecano? 66 milioni buttati. Brozovic, la finta. Poi la passa a Milinkovic col sinistro! Milinkovic! Sfida il pallone ancora Milinkovic-Savic che poi la dà dentro verso Lukaku! Lukaku! Ritorna! Gran giocata col destro, poi traversa! Oh, pallo, non lo so, che sfiga però! Lautaro ancora! Di prima verso Milinkovic! Milinkovic! Col destro! Da posizione impossibile! Milinkovic! Un gol magnifico! E arriva la doppietta di Milinkovic che ribalta la partita. Gol incredibile. Comunque, ragazzi, abbiamo preso due gol fuori casa, quindi io cercherò di fare più gol possibili in questa partita perché dopo, se no, il ritorno sarà un bel po' difficile. Boss Santos! Vabbè. Niente, avevo pure ripresa quasi. Non è vero, comunque. Fine dell'andata. 3-2 per ora. Adesso c'è da simulare la partita contro il Crotone. Comunque, a parte il fatto che Lukaku è primo nella classifica dei marcatori a 7 gol da Garcia, in campionato c'è ancora il Napoli che è sotto di un punto. Comunque, Boga non è che sia cavata malissimo nella scorsa partita. Certo, non ha fatto con le assist, però non è che abbia giocato male. Allora, 2-2 col Crotone con la formazione titolare. Come si fa? Non ci credo. Ha pareggiato anche il Napoli. Quando noi compiamo passi falsi, per nostra fortuna li compie anche il Napoli.
Partita contro il Sassuolo, formazione di riserva, questa va male. Me lo sento. No, un'altra volta il pareggio è andato male, l'avevo detto. Dos Santos, vabbè, 2-2 comunque. Mettiamo da parte il campionato perché adesso ci sono gli ottavi di finale di Champions League. Non so perché, ma questa sarà la formazione. Comunque, quell'altra è quella dell'Atletico Madrid. Suarez. No. Meno male. Pericolo dalle gioco. Oddio, Suarez bella. Sì, non vi sto facendo vedere niente, ma perché sono tutti tiri schifosi quelli che stiamo facendo. I miei tutti centrali, loro nemmeno la porta hanno preso. Vabbè, comunque ora va contropiede adesso Lukaku. C'è Eriksen, è buona questa occasione. Dai, è dato il momento giusto da Kimi che corre un sacco. Anzi, no, da dentro verso Lukaku. Ci arriva Lukaku. Lukaku è appena entrato. E arriva il gol dell'1-0 finalmente al 76esimo. Passiamo in vantaggio in casa in questa andata. Brozovic dentro. Milinkovic l'ha saltato e arriva il gol del 2-0 all'84esimo di Milinkovic-Savic. Ok, finisce così 2-0. Quindi possiamo stare tranquilli al ritorno. Che la Juve ha vinto. Comunque, questa partita, ragazzi, l'hanno cambiata i centrocampisti. Hanno giocato solamente loro, i nostri, ovviamente. C'è Brozovic, assist a Milinkovic sul secondo Grazie gol, per quindi già due averci fatto rispondere centrocampisti. alle nostre E poi nel domande. primo gol invece ha fatto l'assist Eriksen a Lukaku che era appena entrato. Allora, mettiamo, dobbiamo rimanere concentrati. Poi, Perry purtroppo non ha fatto niente. Niente, comunque. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e via. Aspettate un attimo perché mi sa che Lukaku si è buttato dall'aereo, ma credo si sia scordato il paracadute. Il Napoli ha vinto invece. Quando noi abbiamo pareggiato col Crotone, anzi era Sassuolo, scherzavo, loro comunque hanno vinto. E quindi questa qua sarà decisiva per lo scudetto. Scudetto tra virgolette, in realtà primo posto. Comunque partiamo. Milik. Vabbè. C'è Lukaku, che apre il gioco, dove c'è Hakimi? Hakimi. Vuol calciare lui. E ovviamente Hakimi da quella posizione. Non sbaglia mai, al 17esimo la riapre. Poi va a esultare sotto la curva del Napoli, ma questi qua sono solamente dettagli. Gol dell'1-1. Attenzione, Dentropolitano, l'ex di questa partita, rimane là. Arriva il gol del 2-1. Dammi un Upamecano. Upa! No, non è vero, non è vero. Dai. Sì, pure. Dai, no. Squalifica per 7 giornate, già che ci sei. Vabbè. Non è mai rigore, ho preso palla piena. Handanovic, gliel'ha parata. Meno male, almeno una gioia. No. Milik dentro Insigne. Vabbè, però. Non la posso dare a nessuno. Adesso sì. C'è Lautaro, che la vuoi riaprire. Lautaro. Col sinistro. Ma no! Lukaku. L'ha visto? Milinkovic! Ancora Milinkovic-Savic! Adesso però va ripresa. Lukaku! No! Perché ho tirato subito? È colpa mia. Da Bos Santos. Bos Santos. Per Eriksen. Eriksen. Bos Santos. Ti prego, sì! Bos Santos. Il gol del 3-3. Occhio, Politano. Politano ha bloccato. Gio Mario. Ma che cazzo? Vabbè, è finita. 3-3. Mamma mia, come ho sofferto, eh. Pareggio non è che sia tanto meritato. Cioè, forse il Napoli meritava la vittoria. Però un'espulsione così inesistente che mi ha condizionato per tutta la partita. Quindi il pareggio ci sta, ci sta. Vorrei prendere questo giovane. Comunque, visto che stiamo più o meno sugli 8-9 minuti di video, io direi di giocare anche questa contro la Roma. Come da previsione. Purtroppo sono tutti stanchi, poi c'è anche Upamecano che è squalificato. Comunque questa qui sarà la Il formazione. gioco per Karov. Karov dentro per Lautaro Martinez. Lautaro dall'altra parte. Lukaku! Lukaku sta per uscire, ma arriva il gol dell'1-0, o meglio del 4-2. Dentro c'è Martinez. Anzi Hakimi, vabbè, Hakimi. Di nuovo come prima. No, ho sbagliato. Gol.
Brozovic d'esterno col sinistro per Lautaro. Lautaro! Lautaro Martinez, 3-1. Il gioco. Gio Mario di prima per Lautaro Martinez per il 4-1. Lautaro Martinez, delicatissimo. Il 4-1. Allora ho messo fine partita, quindi simulazione veloce, e abbiamo vinto 4-1, appunto. 7-3, siamo in finale. Vabbè, ma quando uno gioca con ciò vedrà in porta all'andata, a ritorno, e Santon all'andata. Contro chi giochiamo? Contro il Milan, ok. Basta con questo Napoli, già sto combattendo contro lui per lo scudetto, quindi il Milan mi va benissimo. Ah, ma il derby. Oddio. Sarà molto complicato e molto bello soprattutto. Siamo in finale proprio contro i nostri rivali. Comunque il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse stato, lasciate un mi piace. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.